La mia attività è come architetto, come designer e come interior decorator. Lavoro da ormai oltre 20 anni in questo settore, per cui cerco di dare la mia riconoscibilità, il mio segno attraverso i segni del DNA italiano, che sono l'eleganza, l'uso dei materiali, che sono i dettagli. Noi siamo dei designer italiani, ripartiamo sempre da un progetto, da un'idea che viene fatta manualmente da un artigiano. Questa idea poi viene ingegnerizzata all'interno dell'industria attraverso dei processi produttivi importanti, però una parte rimane sempre artigiana. Ci sono aziende come Giorgetti, con le quali io collaboro, o come ad esempio Flexon, che fanno dei prodotti ancora legati alla manualità. Il design italiano è ancora un design molto orientato al prodotto artigianale, non tanto al prodotto industriale. Per esempio Trussard di casa è un prodotto estremamente ancora artigianale, fatto con amore, fatto con cura dei dettagli, dove il nostro design, il mio design, è parte integrante di questo processo. E quindi questa crisi ha pulito un po' i rami secchi, cioè ha cercato di eliminare le aziende che facevano prodotti copiati, comunque prodotti senza anima. Esistono solo brand importanti che fanno ricerca, che investono, che insieme a noi designer portano avanti un progetto che è una sorta di puzzle. Perché il design oggi è fatto di design, è fatto di marketing, è fatto di tecnologia, è fatto di DNA dell'azienda, di tanti piccoli pezzi che insieme portano avanti un progetto globale. Quindi se tu lavori in questa direzione sicuramente sarai vincente. Siamo un studio italiano che ha diverse sedi nel mondo. Abbiamo sedi a Lugano in Svizzera, a Milano, abbiamo sedi a Teheran in Iran, abbiamo sedi a Dubai e in Cina e in Kazakistan, dove stiamo lavorando su grossi progetti di architettura. Abbiamo una 30% del nostro ufficio di progettazione architettonica che sono ingegneri che studiano tutti i giorni le nuove tecnologie da applicare nel campo dell'architettura per creare dei progetti ecosostenibili. La dimostrazione è l'isola che stiamo costruendo a Dubai, dove sono 150 ville e sarà la prima isola con la certificazione Platinum, non solo per i pannelli fotovoltaici ma per la tecnologia della struttura delle case, delle correnti marine, del vento.